Salve a tutte e tutti, dopo tanto tempo ritorno con un tutorial di gastronomia casareccia, facendo merenda con un dolcetto tipo budino. Adesso sono le 18:30, con perline di biscottino ribagnate in cioccolato di confiteria nero, di pasticceria. Vedi, una perlina. E qua c'è il budino che non vi posso fare vedere dentro, se no casca nel cellulare. Come dire, ho fatto dei video ultimamente e soprattutto ho fondato due canali in SoundCloud. Come? Provo di nuovo. Dolce, beh, per forza è un dolcetto. Allora, io dicevo che ho aperto due stazioni radio in SoundCloud, Sant'Enchan e Sant'Enchan Casalpaloco. Però c'ho soltanto 2 ore di tempo gratis, mentre invece che in Spreaker ce ne abbiamo 10. Devo continuare le trasmissioni in Spreaker, perché in SoundCloud c'ho poco pubblico, e il pubblico che ho nei due canali, in realtà, sono le persone che mi seguono in Spreaker. Buono. Io ho fatto molti videomessaggi a travaglio ultimamente e ho trascurato di fare commentari a libri. C'è un cantiere molti commentari a libri, però devo vedere quello che potrò fare. Voglio fare molti programmi radio, però vedo che in SoundCloud mi seguono in pochi. Se voi volete, seguitemi in SoundCloud. Cercate Sant'Enchan. Io poi in YouTube e in Google Plus ho messo tutti i link che ho potuto, perché in Hi5 c'ho 4 o 5 account. Cercate in Hi5 Sant'Enchan. Non lascia di stupirmi quello che succede nella politica italiana. Poi vedo Ballarò, vedo Report, è veramente il resto di stucco.
La politica italiana è peggio delle battute della Letizieto. E che ci possiamo fare? Adesso, siccome il dolcetto mette sete, nel bicchierino, nel vasetto del dolcetto ci metto il latte. Ho acceso la luce perché oggi sono le 6:30, ma non è tanto chiaro, sembra inverno, dovrebbe essere quasi estate e primavera. Sembra una bottiglia di whisky, oh! Tipo Johnny Walker, però non è whisky, è latte. Devo stare attento al cellulare perché il mio Galaxy Young non ha bisogno di calcio. Molti si domanderanno, mi hanno già domandato, perché a volte ti filmi dal basso? Facile, perché è difficile far restare in piedi il Galaxy Young. Il cellulare. Casca sempre. Invece così non casca. Già sta sdraiato. Poi adesso vediamo se faccio un cambio di immagine. Lo giro, eh. 1, 2, 3. Poi perché contare? Boh. Ecco qua. Vediamo come prende la distanza così. Poi è più bello filmarsi così. Allora, in questi giorni mi è preso una tosse, sono stato una settimana a letto. Voi, che... A tutti coloro che mi vedono da Roma, da Casal Palocco, come vedete le cose? Come vanno le cose nel mio quartiere romano, Casal Palocco? E poi vorrei sapere anche come si vive nell'Azza, nell'Infernetto, Dragona, Dragoncello, Acilia, Ostia, Ostia Lido, Pratica di Mare, Castelfusano, Pomezia, Ardea, Eur. Insomma, in tutto il litorale romano, Anzio, e Rocca di Papa, molti amici ed amiche che avevo a Casal Palocco non vivono più a Casal Palocco. Magari qualcuno è morto pure, ma tutti gli altri o sono andati all'estero o sono andati in altre zone d'Italia e li ho ritrovati in parte in Facebook. E quindi molti che mi vedranno da Casal Palocco sono persone che non conosco, che sono venute di recente, oppure che magari non ho mai frequentato. Ecco, se un vecchio palocchino, voi gli dovreste dire come si è vissuto negli ultimi anni, soprattutto dal 99 ad oggi, cosa gli direste?
Non ve lo dovete immaginare, questo non deve essere uno sforzo di immaginazione, ma un esercizio di comunicazione. Infatti quel vecchio pallochino vendrei a essere io. Quindi non vi chiedo soltanto di fare uno sforzo, di immaginarvelo, ma magari mandatemi dei video di risposta al mio canale, a questo stesso video, raccontandomi come voi dalla vostra esperienza vivete dal 99 ad oggi a Casal Palocco, a Alza, zone anche limitrofe, non è che proprio bisogna prendere la fettuccia e vedere quale quartiere, no? E basta che sia la 13ª circoscrizione, Euro, non so, tanto per stare aggiornato, perché io da qua non riesco a vedere bene come si vive a Roma, le cose che vanno bene e che vanno male secondo voi. Fate come me, fate dei video per compartire esperienza. E quindi parlatemi di Casal Palocco. Fatelo come appunto una persona che ha vissuto 30 anni a Casal Palocco, come gli direste a una persona che ha vissuto 30 anni a Casal Palocco, senza ritornarvi dal 99. Io, in più, faccio questo come un concorso, nel senso che i video risposta migliori li metto nella lista delle mie riproduzioni di video Sant'Enchan salute i suoi seguaci, qualcosa del genere, no? Quindi i video che mi sembrano le risposte migliori le metto nella playlist del mio canale. Ed anche metterò fra i miei favoriti canali i canali di quelli che mi mandano i migliori video di risposta. Di più non posso fare. Anzi, di più che faccio? Finisco la merenda, finisco il latte. Allora vi lascio, senza lasciare di salutare prima, a Elo Viola, Amleta, Luciana Pezzetto, perché io guarda coi nomi... Luciana Pezzino, mi ricordo sempre, Marina Pandolfi, Mimo Corcione, e saluto sempre e soprattutto a te, caro amico Marco Travaglio, ancora non mi hai risposto se ti serve un collaboratore per il Fatto Quotidiano, però io sto qua, mi raccomando, che sono disoccupato. E poi Massimiliano Di Venanzio, ciao. Mi raccomando, segui così. E saluto tutti i miei amici ed amiche di Facebook, di Twitter, di YouTube, Dailymotion, Vimeo, High Five, Twitter, che ne so, Spreaker, SoundCloud. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Almeno parte della lista degli account che ho, c'è nella lista dei link, cercate informazioni nel mio canale di YouTube e troverete molte cose, poi anche in informazioni dei canali che sono lì, magari ci sono altri contatti nuovi, come in Spreaker, in Google Plus, cercate informazioni, in ogni mia iscrizione ci dovrebbero essere informazioni di altre iscrizioni. Ciao, questo è stato un altro tutorial, di gastronomia casereccia facendo merendina con un dolcetto e anche un bicchierino di latte. Ciao.